decisione di Stati Uniti. Studio Marco Gullà. Il Palermo batte l'Empoli 2-0, torna a sorridere, fa finalmente felice il pubblico del Renzo Barbera e ipoteca definitivamente la salvezza, obiettivo stagionale della squadra rosanero. È stato un bel Palermo quello sceso in campo ieri sera contro la formazione toscana, un Palermo grintoso, determinato, deciso, insomma qualità che una squadra deve sempre avere per superare qualsiasi ostacolo. L'Empoli non è mai entrato in partita, chiuso per l'intero corso della gara nella propria metà campo, con un accenno di reazione solamente nel finale, ovvero quando i rosa avevano già archiviato i tre punti. Insomma, il Palermo è tornato a ruggire, dimostrando di essere ancora una squadra che può dire la sua nella lotta alla zona UEFA. Chi è la serata giusta lo si capisce subito, al meglio al 15°, quando Simplicio corregge in rete un colpo di testa di Cavani, 1-0. Il Palermo, sospinto dal pubblico della Barbera, prende sempre più coraggio. Amauri regala chicche di gran calcio, la difesa non corre rischi, centrocampo solito. I rossanero al 37° trovano anche il raddoppio, angolo di Balzaretti in aria, prende l'ascensore Leandro Rinaudo che mette le spalle di Bassi, 2-0 e tranquillità. Nel finale di tempo Cavani avrebbe la palla del 3-0 ma spreca tirando addosso al portiere Empolese. Nella ripresa il Palermo non si distrae, amministra con diligenza il risultato, inaridendo sul nascere le manovre offensive della formazione di Malesani, che non si rende mai pericolosa. Entrano anche Bresciano e Caserta, dando ulteriore solidità al centrocampo. I rossanero sfiorano il 3 con Balzaretti, ma va bene così, Palermo ha promosso. Finalmente soddisfatto al termine della gara il tecnico Francesco Guidolin. Sì, il 2-0 non è mai comunque un risultato che ti lascia tranquilli, però insomma la partita l'avevamo in mano e l'abbiamo disputata bene, soprattutto nel primo tempo. Tutto qui, adesso voltiamo pagina e siamo già pronti, siamo già, come dire, orientati verso Reggio Calabria. La squadra comunque ha fatto bene, molto molto bene nel primo tempo. Ha avuto la sua chance, se l'è giocata nel migliore dei modi, segnando anche una rete. Leandro Rinaudo ha fatto centro. Ho giocato poco nell'ultimo periodo, però magari ho la testa un po' dura, mi sono sempre allenato bene, mi sono fatto trovare pronto, e quindi una grande soddisfazione, ma soprattutto che la squadra ha fatto una bella partita e poi abbiamo vinto con una bella risposta. Rilancia il Palermo ancora di più verso la zona salvezza. Prima ci arriviamo meglio e poi cercheremo di guardare un po' più avanti, però per ora dobbiamo stare tutti coi piedi per terra, a partire dai giocatori, tutto l'ambiente, per arrivare a sti 40 punti e poi faremo un pensierino. Che giocata, soprattutto che giocatore! Carvalho di Oliveira Mauri sorprende partita dopo partita. Oggi come oggi sono il top della forma, era già una cosa prevista, e tanti mi hanno detto che mi sentirò bene veramente dopo gennaio, perciò oggi come oggi mi sento benissimo. Se faccio gol meglio ancora, però l'importante è, come ho sempre detto, anche se non faccio gol, l'importante è che Palermo porti a casa i tre punti, poi le altre cose, l'importante è i tre punti. Adesso avanti con il prossimo esame, che sarà domenica al Granillo contro la Regina di Franco Brienza. Oggi per il rosso allenamento mattutino a Bocca di Falco. Per tutte le altre notizie, stagionews.it.